Vai! Vai, bello! Retto la casa, bello, sì! Che cosa hai fatto? È stato un incidente! Gesù Cristo, cazzo! È caduto! Il coso l'ha colpito in testa quando è caduto! Mi hai fatto da... No, no, ti prego, non farlo! No! Guardatela, è impazzita! Amore! Ma che è successo? Amore, è stato un incidente! Dovevi solo parlare con lui! Gli stai solo parlando! No, no! Danny è morto! Vedi come poggiano sul pavimento quei maledetti pesi? Beh, non dovrebbero, perché sotto c'è una testa! Oh mio Dio! Ah, che male! Ma stare zitta! Scopri lei sedere! È che mi sono arrabbiato! Ha detto che ero un fottuto dilettante! Oddio! E tu gli hai tirato un peso in testa! Ha detto che avrebbe firmato i documenti, poi non ha voluto firmarli e ha detto che voleva incontrare gli amministratori. Io gli ho detto non puoi incontrarli, perché mi hai dato del dilettante? E poi lui si è arrabbiato e ha detto qualcos'altro. Io mi sono arrabbiato e lui è caduto, credo che sia caduto, forse l'ho spinto! Che cosa le hai fatto? Le ho dato un tranquillante per cavalli. Oh, merda. Lo si riprenderà. 33, 19, 22. È questa la combinazione della cassaforte? Aspetta. È jugoslavo? Senti, mi serve nella mia lingua, capito? 17. No. 33, 19, 22. Ok. Questa è un'operazione di recupero. Andiamo! E che significa? Prendo la macchina e la roba nella cassaforte. Oh, cazzo. Oh, questo non va bene. Ehi, tieni la buona, ok? E metti il magnate dello sperma sotto ghiaccio finché non torno. Come sotto ghiaccio? Metti dei cubetti di ghiaccio nella vasca. Ehi, Robin, quando torno a casa? Finisce il turno a mezzogiorno. Fantastico. Ora calmati. Devo darmi una pompata. Sì, fa una pausa. Sì, così. Bene. Danny, so come ci si sente quando hai ucciso qualcuno. E... è doloroso. Hai Gesù e il diavolo che vorticano così, forza Gesù, il diavolo che ti vorticano in testa. A me è andata bene, il mio è sopravvissuto. Ma tu devi sentirti proprio di merda. Hai ragione, Paul. Speriamo solo che Gesù sia comprensivo quanto dicono. Oh, lo è. Adrian, tu pensa al tappeto. Ma Danny... di che è stato il cane? Tutto il resto sarà sparito prima che Robin apra la porta. Sembra che è stato ucciso il cane. E metti l'aria condizionata al massimo, comincia a puzzare, forza, Paul. Tieni duro, amico. Torniamo subito. Devi disbrigarti. Torneremo. Dov'è il mio cane? Dov'è? Ne vuole uno? Sono così carini, piccoli penny commestibili. Magari li servissero nel mio strip club. Sono ottimi stuzzichini. Sono deliziosi. E facili da fare, congelatore, microonde, bocca. Stan. Ok, a me gli occhi, vicini. Noi pensiamo di essere al sicuro qui a Old Cutler Cove. Io mi sento più al sicuro di quanto lo sia mai stato. È tutto merito vostro e vi ringrazio. Ok? Ma la situazione è molto seria. Perché c'è della gente cattiva che aspetta che le brave persone come noi abbassino la guardia. La gente cattiva è ovunque. E io dovrei saperlo, lavoro per il governo. E io sono stato in prigione. Ed è uno schifo. In questa prima riunione del programma, Peter, Dick e io illustreremo alcune tecniche per tenerci al sicuro. Il mio amico Dick... sì? Che lavora con me, distribuirà i kit di sicurezza. Esatto. Cioè dobbiamo distribuire i kit di sicurezza, grazie. Sì, subito, sì, signore. Nel nostro angolo del sogno americano, la sicurezza richiede vigilanza. Ora, guardate il nostro diagramma. La prima cosa della vigilanza equivale a sicurezza. Numero due, riconoscere... Oh, ragazzi, ci voleva, sì. Ok, la prima cosa, riconoscere un potenziale aggressore. Scusa tanto, eccolo. Peter? Kit di sicurezza. Ogni famiglia riceve un kit, dove c'è uno spray al peperoncino e un taser. Signore, questi aggeggi funzionano. Potete friggere le palle di un uomo con una sola scarica. E adesso la nostra bella sorina farà la vittima. Chi è che vuole fare lo stupratore? Io! Eccomi! Prendi me, prendi me. Puoi scegliere me, prendi me. Ne serve uno solo, ragazzi. Non è uno stupro di gruppo. Tu, seduto, prendiamo Brad. Sì! Tocca il mio vicino preferito. Ha scelto me. Ciao, sono Brad. Se la tocchi ti spacco la faccia. Piacere hey, mio. Dick, è solo una simulazione, ok? Sta calmo. È quello che farei in questa situazione. Ora mi spaccherei la faccia. Grazie. Paul, senti. Tesoro, ho dovuto acchiapparle il culo, ma era per finta. Era uno stupratore. Ma che diavolo stai facendo? Perché? Perché hai un aspetto orribile. A me sembra di stare benone. Questo è un momento critico, Paul. Chiaro, non possiamo permetterci di fare casini. Sono d'accordo.
ma sono balle da vogliamoci bene. Scusa? Mi sono inserito, ok? Sono un punto di riferimento di questa comunità. Abbi un po' di rispetto e comportati bene. Paul? L'albergo vuole che paghi il conto di $47,000 o ci buttano fuori? Sì, tesoro. Che stai facendo? Sto pregando. Prega per avere $500 per trasferire un paio di Jimmy Choo dalla vetrina alla mia scarpiera. Ok. All'agente Surina servono belle scarpe per far bene la spia. Agente segreto, scarpe di Jimmy Choo, ho capito. Appena ha preso le borse! Le borse! Mio nonno mi diceva non sposare mai un nero. Non so perché lui pensava che fossero inaffidabili, ma ora è morto. Di razzismo? No, è stata una betoniera. Salve. Per il taglio di capelli è qui. Mi serve solo una spuntatina. Oh, merda. Cazzo! Cazzo! Qui dentro, dai, qui dentro, forza, andiamo. Qui dentro, vai. Fermo! Beh, non ha funzionato. Lei mi rende l'uomo più felice del mondo! Ma era solo un'esercitazione. Avevo un altro piano. Frank Griga, lo stronzo del telefono erotico. Non era facile come rapinare una banca. Ma in fin dei conti, rapinare una banca non era così facile. Chiudere quella bocca. Rallenta, Paul. Hai combinato un guaio? Forse sì. Sei tutto verde, cazzo. Ho fatto un casino. Oh, devo sedermi. Oh, mi hanno beccato l'alluce, Danny. Me l'hanno beccato. Lo so, Danny. E guarda, c'è l'osso che spunta. Metti subito via quel fottuto coso. Possono riattaccarlo? No, Paul, non possono, perché comincerebbero a fare domande e avviserebbero la polizia. Dio ti ha dato 10 dita e ora ne hai 9, accettalo.